Qui Villar Perosa, cari miei, con la Juventus A che batte la Juventus B per 3-1 nella solita kermesse tradizionale. Guarda che spettacolo alle mie spalle di appunto Villar, con doppietta di Dybala, un gol di sinistro su rigore, poi un destro bello chirurgico, un tacco sontuoso di Cuadrado e nell'intermezzo invece l'autorete sfortunata di Demiral. Comunque significa pochissimo ovviamente il risultato, contavano esclusivamente i tifosi bianconeri, giunti come sempre in tantissimi qui a Villar a caratterizzare il solito sold out, con Paolo Dybala, il più acclamato, i cori dei tifosi juventini: non te ne andare Paolo, non te ne andare. Lui che ha risposto sorridendo, facendo un cenno appunto ai supporter. Tra i più acclamati anche ovviamente Gigi Buffon, adesso non so quante siano state le sue Villar Perosa incredibili, che però ha ricevuto un grandissimo applauso da appunto il popolo bianconero. Ha parlato al termine della sfida Fabio Paratici, che ha fatto un po' il punto della situazione tra entrate e uscite, dicendo: noi abbiamo una squadra altamente competitiva, quindi non abbiamo bisogno di vendere i nostri giocatori, così come in entrata crediamo di aver fatto il massimo prendendo De Ligt e completando l'organico come volevamo farlo. Ha dato una curiosità, ovvero che il giocatore più richiesto finora è stato Demiral, che però non è sul mercato. Sul mercato invece è Rugani, che come abbiamo scritto ieri su Goal invece potrebbe andare al Monaco, o meglio i club ne stanno parlando, la Juve ne fa una valutazione attorno ai 30 milioni di euro, quindi si sta parlando di formule, di cifre, e vedremo se i transalpini affonderanno il colpo o meno. Così come tra l'altro Fabio Paratici non ha chiuso del tutto i card, ha detto: per ora noi abbiamo l'attacco già completo in tutto e per tutto, un giocatore dell'Inter, gli è stato chiesto: ma tu lo faresti uno scambio con Paolo Dybala? È un po' nicchiato, quindi è chiaro che può succedere davvero di tutto, e dopo Ferragosto ci sarà l'ultima fase del mercato, io la definisco la terza, in cui verranno completate le rose, magari anche con qualche cessione tra virgolette impopolare. Difficilmente a questo punto verrà ceduto Sami Khedira, che dal canto suo anche oggi è partito titolare, ha sfiorato il gol ripetutamente, chiaro non un test probante come quello con l'Atletico, tra l'altro dove aveva segnato, però pare che Sarri si sia convinto dell'utilità di Khedira, quindi la Juventus pone il suo ragionamento nel: perché devo pagare un giocatore affinché se ne debba andare? Anche perché la Juve non ha ricevuto offerte ufficiali e Khedira non ha mai manifestato concretamente l'idea di andare via, tra l'altro ancora 2 anni di contratto. Quindi un work in progress continuo, ragazzi, e mi raccomando, se siete tifosi della Juventus iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like ai miei video. Ora un Ferragosto di relax per voi, per me, dopodiché ci concentreremo nell'amichevole contro la Triestina Trieste di sabato, un'amichevole voluta da Sarri per testare ulteriormente la condizione dei suoi, accontentato. Sarri che tra l'altro oggi era in forte dubbio per una forte sindrome influenzale, però poi ha tenuto botta ed è andato regolarmente in panchina. Anche lui ha ricevuto diversi applausi dai tifosi della Juventus. Un abbraccio a tutti.